Un caro saluto a tutti, qui è Immune2BS, eccoci qui. Ho pensato al video che avevo postato un po' di tempo fa, dal nome Le cornie della Terra piatta, che include la circonferenza della Terra, dove abbiamo riscontrato che la circonferenza della Terra piatta risulta essere di 21.600 miglia, che trasformate in chilometri risultano essere 40.075 chilometri, pari alla circonferenza del globo. E così ho iniziato a pensare, fra me, se fossi stato in grado di calcolare la velocità del Sole usando la mappa della Terra piana. Sì, lo so, cosa state pensando? Certo, adesso tiro fuori la mappa di Gleason un'altra volta. Bene, iniziamo. Abbiamo sempre sentito per tantissime volte che la Terra ruota all'equatore alla velocità di 1700 km orari, o molto più precisamente, secondo la NASA, a 1670 km all'ora. Quando osserviamo la mappa di Gleason, possiamo renderci conto, come abbiamo già affermato precedentemente, che è un orologio. È questo il motivo per cui abbiamo gli orologi di 12 ore. È perché durante l'equinozio, quando c'è questo periodo di tempo di luce diurna e quando non c'è questa luce diurna, il sole manca per 12 ore. Per 12 ore se ne va. Bene, pensiamo per un momento a questo. Se il sole ruota sopra la Terra e tutto quanto viene calcolato in gradi, possiamo facilmente assumere che si tratta dei 360 gradi di un cerchio. Pertanto, se ci sono 12 ore, queste sono la metà del cerchio, in altre parole sono 180 gradi. Diamo un'occhiata a questo. Sappiamo che secondo la mappa Gleason, 60 miglia nautiche corrispondono ad un grado, e se viaggiamo per un grado di longitudine, viaggiamo per 60 miglia nautiche. Se viaggiamo per 2 gradi, viaggiamo per 120 miglia nautiche. E sappiamo che un miglio nautico è pari a 1852 metri, che vado a scrivere qui in basso a sinistra come riferimento. Se andiamo a dividere la mappa Gleason in due parti, così, riusciamo ad avere 180 gradi, e usiamo le 6 del mattino fino alle 6 del pomeriggio come delineazione. E qui è dove sarà mattino sulla mappa Gleason quando sorge il sole esattamente là, e poi mezzogiorno sulla parte a destra sarà il GMT, Greenwich Mean Time, o le coordinate del tempo universale. Sappiamo che il sole si muove da est ad ovest, pertanto lo vedremo sorgere alle 6 del mattino e poi tramontare o sparire alle 6 di sera durante l'equinozio. Avremo pertanto 12 ore di sole e 12 ore senza sole. Quindi 180 gradi equivalgono a 12 ore. Ok? Pertanto adesso sappiamo che abbiamo distanze e tempi per calcolare la velocità. Allora 180 gradi moltiplicato per 60 miglia nautiche ci dà 10.800 miglia nautiche. Dal momento che sorge il sole al momento in cui tramonta ha viaggiato per 10.800 miglia nautiche e ha impiegato 12 ore per fare questo. Ciò significa che 10.800 miglia nautiche serve moltiplicarle per 1,8524 per trasformarle in chilometri, fa 20.001 chilometro. Poi, se andiamo a dividere 20.001 chilometro per 12 ore, risulta una velocità di 1667 chilometri orari. Quindi, la velocità del Sole è di 1667 km all'ora durante l'equinozio, perché è in relazione alla Terra piatta. Vedete che ci hanno mentito?
ma hanno mentito in un modo veramente ingannevole. Ma possiamo mettere tutto insieme questo. Perché? Perché hanno capovolto tutto quanto. Quando dicono che la Terra ruota, è ferma. E quando dicono che il Sole è fermo, è quando gira. Sono tutte idiozie. È stato tutto quanto capovolto. Quando ci dicono che non abbiamo altro che uno spazio infinito, la possibilità è che non ci sia assolutamente un infinito. Queste persone sono totalmente bugiarde. Sapete che sono molti quelli che volevano sapere la velocità del Sole, ma pensateci, non abbiamo bisogno di saperlo perché è proprio qui davanti ai nostri occhi, nascosto, ma praticamente in piena vista.